era sotto traccia. Una constatazione purtroppo per me negativa, prima parlavamo con un'intervista con il, non so, la colpa della politica o i meriti della politica. Togliere il presidio a Lucera del tribunale è stato, voglio dire, forse non valutato bene gli effetti, perché si potevano trovare soluzioni, soprattutto in un territorio in cui oggi è tutto accelerato per forza e dove manca, nonostante le continue richieste, una direzione nazionale delle antimafia, che è un presidio importante, perché mentre, voglio dire, noi forse rimaniamo fermi perché lo Stato fa più fatica a fornire ai propri uomini tecnologie, metodi di investigazione nuova, la criminalità invece è molto più veloce. Quindi si tratta anche di battere i criminali sul terreno dell'innovazione tecnologica, che servirà una sfida così. Oggi, voglio dire, ogni volta che noi facciamo qualcosa, chi sta dall'altra parte della barricata già pensa come il sistema per aggirare le cose che possono servire ai cittadini per restare più in sicurezza. Il tema della sicurezza in agricoltura è un tema antico, ma soprattutto da quando le campagne si sono spopolate. Il fenomeno dello spopolamento non è solo dei borghi. Voglio ricordare Meridania, Meridania che in Puglia racchiude il borgo più piccolo della regione Puglia, che c'è di San Vito, ma abbiamo tanti piccoli comuni. I nostri comuni, i sociologi sono definiti comuni polvere a rischio spopolamento. E il lavoro che fanno i sindaci, insieme al sindaco del nostro, è un lavoro veramente difficile, ma io dico anche per certi versi esaltante, che noi cerchiamo di far rimanere le persone nei territori e chi ancora vive in azienda agricola per fare il proprio lavoro. È chiaro che la tecnologia può aiutare molto ad essere più sicura a casa propria, perché il problema, così come entrano nelle case, nelle città, nei paesi, voi immaginate una persona che dopo una giornata di lavoro in campagna e si deve preoccupare la sera quando va a dormire se gli vanno a rubare il motore, il trattore, gli impianti di irrigazione, se gli vanno addirittura a raccogliere quello che è frutto di un anno di lavoro.